l'India. Strategica, ma per ricordare, per consentire a noi tutti oggi di essere qui, ci sono tante persone che lavorano in condizioni difficili, complicate e talvolta rischiando anche la vita. Quindi ci sembrava giusto, doveroso e moralmente sentito che in questo giorno di vita cittadina noi tutti facessimo un ricordo, la città di Napoli, la città di Bosco Reale, noi che siamo qui, soprattutto i lavoratori, a Salvatore Regna di Bosco Reale, 41 anni, che il 20 settembre del 2014 in questo luogo ha perso la vita. Noi non dobbiamo mai dimenticare, noi tutti, le tante persone che sul lavoro muoiono, spesso in condizioni difficili e complicate. Quindi Napoli non dimentica gli operai, non dimenticano le persone che lavorano, così come non dimenticano le tante persone che soffrono con un lavoro precario e che certe volte non c'è. Quindi oggi qui abbiamo un simbolo non solo di una persona che ha perso la vita, abbiamo la moglie, il ricordo va ovviamente alle figlie, ma è un simbolo per tutti i lavoratori. E siccome oggi abbiamo ricordato la Repubblica al primo articolo dice l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. Quindi fin quando non ci sarà il lavoro per tutti e fin quando non ci sarà un lavoro dignitoso e sicuro per tutti, noi non potremmo dire di essere una Repubblica democratica fino in fondo. Quindi oggi va il nostro omaggio, io credo di interpretare il sentimento di tutti i napoletani, di tutti i cittadini di Bosco Reale e di tutti gli abitanti della nostra terra, nel ricordare Salvatore Renna, lasciando qui un ricordo imperituro.